Daddy. Daddy Coon. Daddy Coon. Allora, volevo fare l'introduzione di questo super mega iper vlog della giornata di oggi. E io no. Oggi è stata una giornata un po' particolare perché sono andato a pescare dopo tipo quanti anni. Allora, il vlog di oggi riguarda la pesca, una cosa che volevo fare da un bel po' di tempo, perché passavo sempre per di qua per andare a correre e poi camminare e vedo sempre due ragazzini che pescavano un sacco di roba, carpe, siluri, e ho detto, uè, una volta io venivo qua ma non pescavo così tanto e ci proviamo pure noi. Come pescare? Una pesca soddisfacente non dipende più dalla fortuna del pescatore, poiché oggi la pesca è diventata una vera e propria scienza. Allora Jacopo, ti racconto quello che è successo stamattina perché tu stavi dormendo, sei stupido. Allora, il papi all'inizio stamattina mi ha dato una mano per preparare le esche, la pastura per i pesci. Poi ho chiamato Stefano e tra l'altro l'ho svegliato. Il mio compagno di avventura non vuole venire perché deve andare a messa. L'ho svegliato perché stava dormendo anche lui. Salutami Jesus. Poi sono preso le canne da pesca, gli sdraio e tutto quanto e sono partito in macchina. Guarda che sequenza figa che ti metto, ti faccio vedere. Giù. Let's go fishing! E poi niente, sono arrivato a pescare, per modo di dire, circa, più o meno. Adesso è arrivato, cazzo, che è arrivata l'ora X, l'ora di scoprire se il nostro bastone che abbiamo preparato sarà efficace. Allora iniziamo con questa canna da pesca che è già preparata per il galleggiante. Prendiamo uno stronzetto grosso, magari non così grosso. Vabbè, che secondo te il pastone ha funzionato? No. Fermissimo. Guarda che i pesci ci vanno intorno, ma ce lo cagano per il cazzo. Devo provare un'altra tecnica. Proviamo la super canna da pesca artigianale. E invece quest'altra tecnica nuova? No. E quindi mi sono rotto i coglioni alla fine. Mi sono rotto i coglioni e sono andato a casa. E io intanto mi sono svegliato. Poi abbiamo mangiato. Gli altri due. Le altre due cose. Dicasi, i nostri cugini Stefano e Francesco si sono degnati di venire a casa nostra dopo pranzo. Esatto, sti stronzetti. Vaffanculo Stefano. Però no Francesco, perché era il suo compleanno, ricordarsi sempre il 24 gennaio. Oggi Francesco compie gli anni. Possiamo portarlo in Germania e farlo bere. 16 anni possono bere. Stai pronti? In Russia non bisogna anche avere l'età per sapere. Pronti? In Russia basta essere difficile. Tanti auguri. Tanti auguri. Poi siamo andati l'abbiamo festeggiato. Esatto, sì, l'abbiamo festeggiato. Abbiamo festeggiato il compleanno e poi siamo andati a prendere i vermi, perché dovevamo prendere i vermi perché il pastone non funzionava, ovviamente. Il pastone non ha funzionato per il cazzo, il nostro pastone, con tutta la buona volontà che ci abbiamo messo per farlo. Ma finché fai le cose te di buona volontà non c'è niente. Ecco. Ora si sono uniti anche i due cugini stronzi e il fratello handicappato.
e si spera che riusciremo a prendere un pesce. Adesso okay. Dobbiamo andare a cerca di vermi. Frank, adesso devi andare a cerca di vermi. Cerca di vermi. Che e siamo andati in mezzo ai campi, abbiamo cercato i vermi, ne abbiamo trovati quanti? Tipo 12. Tipo 12 vermi. 12 vermi in un'ora e mezza. In un'ora e mezza. E poi ne abbiamo usati ben due e il risultato è stato che abbiamo provato tipo per due ore a pescare. Puoi dire ai tuoi telespettatori cosa avevi detto prima di venire a pescare? Che era pieno di pesci. È pieno di pesci, andiamo, peschiamo sicuro. Ma il bello è proprio quello, che stamattina c'erano un sacco di pesci. Ma io sono quasi sicuro che anche se avessi avuto i vermi stamattina e non abbiamo preso un pesce. Quindi lezione imparata oggi, ragazzi, come dice Homer Simpson, non provare perché provare è mai. Il primo passo verso il fallimento. Esatto, se volete andare a pescare non fatelo. Allora facciamo un piccolo aggiornamento, non è successo niente. Fumato. E quindi niente, alla fine abbiamo finito la giornata così, con un'estrema delusione. E siamo tornati a casa e per fortuna la nostra cara mammina e zia dei nostri cugini ci ha fatto la cioccolata calda. E vi sono tutti felici e contenti. Io no.